Okay. Ciao a tutti gli amici di cinafonieci.com, questo è sempre il nostro canale YouTube e siamo qui oggi per un unboxing, l'unboxing dello Xiaomi Redmi Note versione LTE 4G. Ne avevamo già parlato in un articolo sul sito che evidenziava le differenze con la versione 3G, vi invito a leggerlo se non l'avete già fatto e che dire, non potevamo far altro che fare una prova per voi di questo interessante smartphone. Vediamo subito la confezione. Confezione in cartone in perfetto stile Xiaomi. Dentro troviamo una pellicola ed una cover in silicone trasparente. Questi in realtà non fanno parte ovviamente della dotazione standard Xiaomi, ma sono due maggi del negozio da cui abbiamo comprato lo smartphone, che è Flosmall. Piccola parentesi sull'ordine: il pacco è arrivato in 6 giorni dal momento dell'ordine, quindi gestito in maniera ottimale da Flosmall, che in qualche modo quindi sembra aver risolto il problema che c'è stato in questi giorni con la dogana cinese, che anzi per le vecchie spedizioni diciamo ancora non è del tutto sbloccata, per alcune spedizioni, per le nuove sembra che abbiano trovato quindi una via alternativa, o comunque sia non so come, comunque sia il pacco è arrivato in 6 giorni, quindi tutto bene. Quindi due regali sicuramente graditi, anzi approfitto per ricordarvi, in descrizione del video trovate il link al forum dove potete trovare dei codici sconto per acquistare telefoni da questo sito. Vediamo comunque il resto della confezione. Qui abbiamo lo smartphone sotto dotazione standard, cavo micro USB e sotto il cartone carica batteria USB, carino in perfetto stile Xiaomi, e adattatore per la presa italiana. Smartphone che devo dire a primo impatto mi ha sorpreso piacevolmente, perché mi aspettavo un pochino, da quello che avevo visto sul web, dalle dimensioni, mi aspettavo una specie di mattoncino. Per carità, non è uno smartphone piccolo, parliamo sempre di un 5,5 pollici da 154x78x9,4 mm, quindi sicuramente uno smartphone importante, ma forse grazie magari agli spigoli arrotondati sia sulla parte della sezione frontale sia proprio anche gli spigoli sono molto arrotondati, in mano dà una buona sensazione. Tra l'altro se venite da un 5 pollici, ma soprattutto anche da un 5,5, non noterete grosse differenze, anzi andiamo a vedere un attimo la differenza di dimensione con un OnePlus One. Vedete, le differenze ci sono, il OnePlus One è leggermente più basso e anche forse leggermente più stretto, ma veramente di poco. Per il resto, eccoci qua, la larghezza più o meno, anzi è quella, è leggermente più basso, però insomma ecco, la differenza non è poi così notevole come potevo aspettarmi. Tra l'altro il peso rispetto alla versione 3G è leggermente inferiore, una decina di grammi, quindi anche questo insomma lo avvicina di più agli altri 5,5 pollici della concorrenza. Assemblaggio comunque perfetto, buona la qualità della plastica, molto lucida. Questo fa sì magari che sia un pochino scivoloso. Magari andiamo a vedere la cover in silicone che era in omaggio, vedere un attimo come si adatta. E eccolo qua, devo dire non va a rovinare l'estetica perché è trasparente, magari sì, lo ingrandisce leggermente sui bordi, però ecco, lo volevo provare adesso perché sicuramente il grip ne guadagna notevolmente, quindi sarà più difficile farlo sfuggire di mano. Facciamo anche una breve panoramica: abbiamo sul lato destro tasto volume e tasto di accensione, sulla parte superiore il jack per le cuffie, sinistra niente, parte inferiore jack, presa micro USB per i dati e per la ricarica. Andiamo a vedere anche sotto la back cover,
Batteria che va a occupare gran parte del telefono. Devo dire che forse pesa più la batteria che tutto il resto del telefono. E qui abbiamo uno slot per la SIM in formato standard, vedete il simbolo dell'LTE, e mono SIM rispetto alla versione 3G. Questo telefono 4G è mono SIM, e qui lo slot per l'espansione di memoria tramite micro SD. Andiamo a richiudere e a fare accendere il nostro smartphone. Mentre si accende, vediamo anche il resto delle caratteristiche. Abbiamo sul retro una fotocamera da 13 megapixel con flash LED. Qui abbiamo la presa, scusate, la cassa audio. Sul frontale abbiamo una fotocamera frontale da 5 megapixel, LED di notifica, tasti a sfioramento retro illuminati. Eccoli qua, la retroilluminazione rossa anche molto gradevole. E eccolo qua. Primo impatto dello schermo molto molto gradevole, uno schermo dal buon contrasto, ottimo anche, eccola qua, l'angolo di visualizzazione, buono anche il livello del nero, e molto gradevole, sembra quasi, forse anche l'effetto insomma di questa MIUI, quasi che le icone siano molto vicini al vetro esterno, quindi sensazione questa molto molto gradevole. Sistema ovviamente basato sulla MIUI. Vediamo un attimo la versione, eccola qua, basata sulla 4.4.2, ma è una versione, sicuramente non è l'ultima versione disponibile della ROM multilingua. Tra l'altro, infatti, scorrendo le pagine, avrete visto, eccole qua, ci sono diverse applicazioni preinstallate che tra l'altro sono applicazioni di sistema, quindi se noi andiamo a provare a disinstallare, vedete, non c'è nemmeno la possibilità. Addirittura anche Dolphin Bros è preinstallato come app di sistema. Vi anticipo che nella recensione completa andremo ad installare una ROM, l'ultima ROM disponibile ufficiale, in modo che probabilmente tutte queste app se ne andranno e vedremo poi se migliora anche qualcosina, però tutto sommato devo dire che risponde molto molto bene anche in questa versione. Tra l'altro, andare a aggiornare la ROM sulla MIUI è molto semplice, perché basta copiare la ROM in formato zip all'interno dello smartphone. Poi qui abbiamo l'app Updater, basta andare su Select Update Package e andare a selezionare la nostra ROM. Tra l'altro avete visto che in questa ROM non tutti i menu sono stati tradotti, abbiamo ancora qualcosa in inglese. Vedremo poi nella ROM invece che installeremo per la prova completa, per la prova, sì, per il test completo, anche questi menu saranno tradotti o meno. Comunque ecco, una ROM che anche in questa versione non definitiva risponde molto bene. Andiamo a vedere nel Task Manager, ecco, abbiamo 1143 MB di RAM libera a riposo, ovviamente, ma quindi la gestione della memoria sembra buona. E che dire, quindi, prima impressione è veramente ottima. Magari concludiamo anche questa piccola panoramica delle prime impressioni generali, andando a vedere magari le impostazioni, impostazioni ricchissime. Ovviamente chi conosce la MIUI già conosce tutte queste opzioni, però sono veramente tante. Andiamo a vedere, per esempio, possiamo andare a personalizzare il LED di notifica, che è multicolore, vedete, possiamo personalizzare il colore di ogni singolo evento, oppure andare a impostare i tasti come la retroilluminazione, oppure l'azione da fare nella pressione prolungata dei tasti, per non parlare poi ovviamente di tutta la gestione, che è quella della sicurezza, della privacy, che prevede anche il blocco delle applicazioni tramite un codice, o comunque sia una modalità, anche questa guard, che permette di non memorizzare i log all'interno del telefono, e la possibilità dell'antidisturbo, quindi di impostare determinate ore in cui il telefono è silenzioso. Quindi una miriade veramente di opzioni messe a disposizione dalla MIUI. Concludendo, quindi, primo impatto positivissimo. Vedremo poi nella recensione completa tra qualche giorno se tutti gli aspetti come GPS, fotocamera, batteria e anche prestazioni dell'LTE, perché ricordiamo, questa è la versione LTE dello smartphone di casa Xiaomi, se
se tutte queste caratteristiche saranno poi all'altezza di questa prima ottima impressione. Per ora è tutto, vi lascio come al solito l'invito a lasciare un commento qui su YouTube, qui sotto, oppure sul sito www.cinafonieci.com. In particolare, se volete sapere qualcosa di questo smartphone, avete il tempo prima della pubblicazione della recensione completa, vedremo quindi di accontentarvi. Ci risentiamo quindi tra qualche giorno. Un saluto da Francesco e a presto. Ciao ciao! Okay.